ragazzi, benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo un video haul per quanto riguarda alcuni acquisti fatti da MAC. Ebbene sì, ho fatto alcuni acquisti perché MAC mi ha istigato, tra virgolette, a fare questi acquisti perché ha messo il 25% di sconto, cosa rarissima per quanto riguarda il brand della MAC, e quindi ho dovuto assolutamente prendere alcune cose che erano messe nella mia wishlist, quindi prima o poi questa wishlist finirà, giusto? E quindi fino alla fine vi farò vedere cosa ho acquistato. Ovviamente pacco nero per quanto riguarda la MAC, e vi faccio vedere cosa ho acquistato. Apriamo il pacco perché l'avevo chiuso. Aiuto. Allora, vi faccio vedere tutto questo rumore. Vi faccio vedere cosa ho acquistato. Il prezzo non ve lo faccio vedere perché non vi voglio mettere paura. Allora, ho fatto due ordini. Un ordine l'ho fatto con questo, sì. In un ordine dove ho preso un rossetto, un lip gloss, mi hanno regalato il Prep and Prime di MAC, il lip base, che sarebbe questo, che ve lo faccio vedere così, ma non ve lo apro perché io già ce n'ho uno. Questo lo terrò per me o lo darò in qualche giveaway, chi lo sa, ed è questo qua, il Prep and Prime normale di MAC, quello che si utilizza per le labbra. Quindi lo mettiamo di lato. Perché avevo preso, sapete tutti che era uscita questa edizione limitata per quanto riguarda la MAC, e quindi io l'unica cosa che sono riuscita a prendere è il lip gloss, se non mi sbaglio si chiama lip gloss, come si chiama? Sì, il lip gloss nella tonalità Earth Melter. Devo dire che mi è piaciuto tantissimo, sia per quanto riguarda il packaging, per quanto riguarda anche il prodotto. Questo è il packaging ed è fantastico, non potevo non prenderlo. Mi strapiace tantissimo. Vi faccio un piccolo swatch. Ovviamente è il colore che io prediligo di più in assoluto, perché è il color malva. E questo è il lip gloss. Stupendo, veramente stupendo. Adoro in assoluto. E in quel giorno avevo anche preso il rossetto. Questo qua ho preso il matte lipstick nella colorazione Whirl. Io ovviamente faccio la collezione anche per quanto riguarda i rossetti, però ovviamente quelli che mi piacciono di più in assoluto. E questo è il colore, questo è Whirl. E ve lo metto accanto ed è un marroncino con del rosa all'interno. Da MAC viene chiamato un rosa sporco ed è questo. Io lo vedo più marroncino, sinceramente, ma io ho notato che alcuni marroncini mi stanno bene e li abbino ovviamente a determinati look, e quindi l'ho voluto prendere. Poi ho fatto l'ordine. Dove c'era il 25% di sconto, e ho preso altri rossetti. Per primo ho preso Spirit, che sarebbe questo Spirit, che MAC lo chiama un marrone rosa. Questo è un satin, ovviamente bussolotto è semplicissimo. Questo è un satin. Ed è Spirit, quindi è un marrone rosa. Eh sì, sì, diciamo che ha più rosa. Sì, questo qua. Invece questo qui, Whirl, è più marrone. Questo è un marrone più chiaro, molto più chiaro. E poi vi faccio vedere un lustre, che è quello che avevo visto sul video di 77 piga, quindi di Christelle, ed è Syrup. Syrup viene chiamato da MAC un rosa cipria. Ovviamente sapete tutti che i lustre hanno un finish lucido, sono dei rossetti più lucidi, nel senso da mettere così e andare.
e mi piace tantissimo perché infatti è un colorino, diciamo un color carne da tutti i giorni, ed è questo qui da applicare. Questi io li utilizzo, che li metto tipo nella borsetta quando esco, vado a mangiare fuori, metto questo e poi ciao. Poi cosa ho preso? Ho preso due ombretti della linea normale per finire la mia palettina, e ho preso questi due ombretti. Il primo è Pilof, e Pilof è un frost ed è un bianco sporco. Io più bianco, boh, io non è che lo vedo così bianco, comunque questo. Oh mio Dio, ho toccato il lip gloss, sì. E vi faccio vedere la pigmentazione, ed è questo qua. Io gli vedo del rosa all'interno. Io sì. Questo Pilof è un frost, un bianco sporco. Io gli vedo anche del rosa all'interno, non so voi. Ed è questo che vedete primo, questo qua. Poi ho preso un colore scuro e ho preso Print, che Print è un satin ed è un grigio tenue, scintillante. Così c'è scritto. Io adoro i grigi e questo è Print. Questo qua. Ve lo swatch ovviamente anche questo. Ed è un grigio, no? È un grigio semplicissimo. Ovviamente, come vi dico sempre, per quanto riguarda anche gli ombretti della MAC, quando li vedrete poi applicate sull'occhio, hanno un'altra resa. E questo è il grigio. E con questi due ho finito la mia palettina di ombretti per quanto riguarda la MAC. Poi, quando ci saranno altri sconti, perché gli ombretti, vi dico anche il prezzo. Allora, i rossetti, il rossetto l'ho pagato da 19,90 14,93. Poi vabbè, quello vi faccio vedere dopo. L'ombretto, dove è messo l'ombretto? 10,50 euro. L'eyeshadow 10,50 euro. Quindi diciamo che lo sconto c'è e si vede. Poi ho preso un ombretto. Io sapevo che mi sporcavo tutta. Ho preso un ombretto di questi qua, che si chiama L'Extra Dimension. E si chiama Violet, non so se si legge perché la scritta si chiama Violet, ed è un colore molto molto bello. Io l'ho visto swatchato in un video di una ragazza, e vi faccio vedere come aiuto questo ombretto. Questo è il primo che acquisto di questo tipo con questo packaging. Il packaging è questo nero. E il colore è viola, molto molto bello. Vi faccio lo swatch, che è questo, e lo metto qua. Certo, cosa si vede? Niente. Allora, ovviamente può essere anche utilizzato bagnato, e forse lo utilizzerò bagnato. Forse perché avevo le mani fatte con la salviettina, non si vede molto. Comunque, il colore è questo. E questo è violet. Non so se si vede. Sì, eccolo qua. Vedete? Molto, molto bello. E questo è violet. Proprio, guardate il dito, è ancora pigmentato. Siccome ho toccato la salviettina, forse non. Vabbè, sì, la pigmentazione si vede. E questo invece di 23,50 l'ho pagato 17,62. Siccome era messo nella mia wishlist, mentre che era con lo sconto, l'ho voluto prendere. Aspettate che mi devo pulire
perché sinceramente non ce la faccio più. Poi ho preso tre Dazzle Shadow, di quelli sembra ombretti liquidi, che già ho preso anche di Stila, se avete visto già il video non lo so. Ho preso questi tre perché erano i tre che mi mancavano, che mi piacevano ovviamente. E ho preso questi ultimi tre e ho finito la mia collezione per quanto riguarda il Dazzle Shadow, che costavano 18,50, ma io l'ho presi 13,88 euro. Vi faccio vedere quelli che ho preso. Ho preso Not Afraid to Sparkle. Ed è questo. Ed è tutto un mix di glitter. Questi ovviamente sono dei topper. Sapete tutti che sono dei topper. E ve li metto qua. Questi sono ovviamente glitter, quindi lo dovete utilizzare sopra altri ombretti proprio per dargli quel finish con il glitter e tutto. E sono questi qua. Questo è il primo. Poi Every Day in Sunshine. E questo qua. Ed è più rosa come diciamo. Un rosa carne. Questo è molto più pieno, perlomeno tramite gli swatch ho visto che era molto più pieno come swatch, diciamo. Questo è più, sì, è un pesca che dà il suo rosa con il dorato ed è questo qua. Li vedete sparaflesciati perché c'è la luce ovviamente, ma ecco questo, li vedete così perfetti. E poi ho preso l'ultimo che è Flash and Dash, Flash and Dash, che è questo. Ed ha più come un, diciamo, più doratino, ramato come colore. Io non utilizzo molto questi colori, però tramite lo swatch mi è piaciuto e quindi l'ho voluto prendere. E lo swatch da questo lato. Ed ha più, sì, più dorato, più bronzato, non lo so come dire. E questo è l'altro. Quindi tramite questi tre ho finito tutta la mia collezione per quanto riguarda il Dazzle e Shadow della MAC. Mi hanno regalato questo campioncino in questa volta ed è un cleanser of oil. C'era questo, adesso mi spiace, c'era un'altra cosa. Boh, mi sembrava che c'era un'altra cosa, tipo un altro prodotto. No, non lo vedo. Di buttare sicuramente non l'ho buttato. Comunque, per finire ho preso questa palettina di Patrick Star. Io quando è uscita non sono riuscita a prenderla, era sold out e quindi non sono riuscita a prenderla. Ma questa volta, visto che c'era lo sconto, l'ho presa. Questa da 59 euro che costava, l'ho presa a 44,25. Cosa contiene questa palette, questo cofanetto? La firma di Patrick Star, vabbè, questo qui non frega niente. E poi ha all'interno due prodotti che adesso vi faccio vedere. Ha un rossetto liquido molto molto bello sia per quanto riguarda il packaging sia per quanto riguarda il colore. E vi faccio ovviamente lo swatch. Questo si chiama Ultimate Diva ed è un retro matte. Vi faccio lo swatch solo di questo perché non mi rimane più spazio nella mano. Ed è un nude che sinceramente non avevo. Non ho mai acquistato questo tipo di nude. Ed è questo. Ed è un marrone, però che ha del. Io ci vedo tipo del rosso all'interno, non so voi. Ed è questo. Questo ovviamente è un rossetto più invernale che estivo. E poi la palettina,
che è questa, cioè bellissima, il packaging è fantastico, veramente molto molto bello. E la palettina in questione è questa, aspettate che vi tolgo la plastichina, ed è questa qua. Io non la swatcho perché veramente non ho più spazio per quanto riguarda le dita, quindi non la swatcho, ed è questi colori qua, che dovrebbero essere, questa si chiama Sugar Mama. Sì, questa è Sugar Mama. Ha dei colori bellissimi, sinceramente, molto molto belli, mi piacciono tantissimo. Ovviamente poi vi farò un video dove metterò sia alla prova questi ombretti e sia anche la tinta labbra per farvi vedere anche come mi sta, così mi darete anche un consiglio se mi sta bene o non mi sta affatto. Niente ragazze, questo è quanto riguarda, per quanto riguarda la MAC. Spero che i miei acquisti vi siano piaciuti. Ovviamente scrivetemi un commentino qua sotto per dirmi se vi sono piaciuti, non vi sono piaciuti, se vi piacciono i marroncini o come li vedete su di me. Non lo so, scrivetemi un commentino qua sotto per fare anche una chiacchierata. E che dirvi di più? Se il mio video vi è piaciuto, spolliciate. Se vi va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!